Ciao, benvenuto o bentornato nel canale. Io sono Sergio e oggi siamo qui grazie a Boya a conoscere il nuovissimo microfono Omic U. Un microfono compatto e portatile da 2.4 GHz di frequenza che garantisce un suono nitido e cristallino. Grazie a questa tecnologia garantisce meno interferenze ed ha una portata massima di 50 metri. Compatibili con sistemi Android e iOS. Ma non perdiamo tempo, apriamolo e proviamolo insieme. La confezione è molto semplice ma bella, dove vengono riportate le informazioni principali del prodotto. Apriamo la scatoletta, dove al suo interno troviamo una morbidissima custodia in velluto per il trasporto, loggata nella parte anteriore, molto bella, e al suo interno abbiamo il cavo di ricarica da USB a USB-C a Type-C e due morbidissimi anti-turbolenza. Il sigillo di garanzia, la garanzia e il manuale di istruzioni che, come al solito, a voi non serve perché il prodotto ve lo spiego io. Nella parte inferiore della confezione abbiamo il nostro microfono, l'Omic U. Loggata nella parte superiore. Questo microfono è un concentrato di tecnologia. Oltre a essere veramente molto bello esteticamente, è ben costruito e ben progettato. Nella parte posteriore della nostra confezione troviamo l'ingresso di ricarica per il nostro microfono. Ingresso di ricarica via cavo, che ci permette di ricaricare la batteria interna della confezione per oltre 15 ore di autonomia, mentre ogni singolo microfono ha un'autonomia di 5 ore. E se non vogliamo utilizzare il nostro cavo di ricarica in dotazione, possiamo ricaricare il dispositivo tramite ricarica wireless, appoggiandola sulla nostra basetta. Semplicemente fantastico. Ma adesso andiamo ad aprire questo elegantissimo cofanetto, dove all'interno troviamo ben due microfoni. I microfoni si possono usare singolarmente, come nel mio caso, oppure se avessi una persona in studio con me, possiamo usarli contemporaneamente. Sempre all'interno del cofanetto troviamo il ricevitore. In questo caso il microfono Omic U ha l'ingresso USB-C. Esiste anche l'Omic D che ha l'ingresso per iPhone iOS. Inserendo il ricevitore nel nostro dispositivo in questo modo e andando ad accendere il microfono o i microfoni sono subito configurati. Non dobbiamo scaricare app, non dobbiamo fare installazioni particolari. Accendiamo il microfono ed è pronto all'uso. Ma andiamo ad accenderlo insieme. Allora, rimuoviamo le due protezioni nella parte inferiore. Vi faccio vedere anche, se andate ad inserire dentro la sua basetta di ricarica i due microfoni, nella parte frontale si accenderanno questi LED mostrandovi lo stato di carica. Nella parte centrale del nostro microfono troviamo il tasto per l'accensione. Tenendolo premuto in pochi secondi si accoppierà con il nostro dispositivo, con il nostro telefono. Nella parte posteriore troviamo una molletta per poter andare ad agganciare rapidamente ai nostri vestiti il microfono. Se non vogliamo agganciarlo, la molletta è calamitata. Basta inserirla in questo modo e possiamo agganciarlo dove vogliamo. Comodissimo. Sempre nella parte frontale abbiamo una luce di stato. Questa luce, se lampeggia di blu, è perché il microfono si deve ancora accoppiare con il nostro telefono, con il nostro dispositivo. Se la luce invece è blu
fissa è perché il microfono è già accoppiato con il nostro telefono. Una volta acceso il microfono, se premiamo rapidamente una volta sola, la luce diventerà rossa perché andiamo a mettere in muto il nostro microfono. Premendo rapidamente due volte, la luce diventerà verde. Andiamo così ad attivare la cancellazione del rumore. Molto comodo se stiamo registrando in esterna. In fase di ricarica la luce sarà rossa lampeggiante, una volta carica la luce si spegnerà. Nella parte laterale invece, dove abbiamo questi forellini, si va ad agganciare l'antiturbolenza in questo modo. Ma guardate che bello indossato, lo si mette veramente in un secondo. Boya con questo microfono ha veramente raggiunto un livello altissimo. Ma adesso andiamo ad accenderlo e a provarlo insieme. Qui sotto in descrizione, come sempre, vi lascio tutti i link per poter andare ad acquistare questo prodotto o semplicemente per rileggere le sue caratteristiche. Se avete domande o dubbi, non esitate a scrivermele in un commento qui sotto. Sarò felicissimo di potervi rispondere. Bene, abbiamo installato il nuovissimo microfono di casa Boya, l'Omic U. La voce che sentite in questo momento è riprodotta da questo concentrato di tecnologia di casa Boya. Come al solito non andrò a fare lavori di miglioramento in post produzione, questo per farvi sentire al meglio la qualità di questo microfono. Una cosa molto importante che mi stavo dimenticando di dirti è che nella parte inferiore del nostro ricevitore c'è l'ingresso di ricarica per il nostro telefono. Quindi una volta inserito il trasmettitore, se abbiamo il telefono scarico, possiamo contemporaneamente, mentre registriamo, andare a caricare il nostro telefono. Questo ci permette ore di registrazione. In molti messaggi che mi inviate privatamente mi chiedete spessissimo se è meglio investire prima in una videocamera o in un microfono. Il mio consiglio è quello di investire prima in un microfono, perché se io dovessi oscurare il video, come in questo caso, ma la mia voce si sente benissimo, è un po' come ascoltare una radio, voi andate avanti a guardare il video. Ma se al contrario vi trovate a guardare un bellissimo video anche in HD ma con un bruttissimo audio, dopo pochi secondi sicuramente cambierete video. Quindi il mio consiglio è: partite registrando anche col vostro telefono, ma acquistate un microfono che vi dà un audio pulito e cristallino. Bene, siamo giunti alla fine di questo mio video e spero veramente di cuore di averti aiutato in un tuo futuro acquisto o semplicemente di averti tolto dubbi e curiosità su questo prodotto. Se così è, ti chiedo, mettimi un like, iscriviti al canale, per te è gratis, ed attiva la campanella. Ti aspetto nel mio prossimo video. Ciao! È semplicemente fantastico!